siamo letteralmente incazzati. Ora questo però non è che si può buttare il bambino con l'acqua sporca, voglio dire, bisogna essere razionali, bisogna cercare di avere equilibrio in una situazione che è instabile. Non ci sono più alibi, Aldo Rosselli lo aveva spiegato nel comunicato stampa che annunciava l'addio con il DS Alessandro Degli Esposti. Lo conferma ai microfoni di Telesveva, spiegando i motivi alla base della separazione, la seconda, 20 giorni dopo l'avvicendamento Panarelli-Ginestra in panchina. Si è dovuto mandare via l'allenatore e quindi si è creato già un, come devo dire, un impatto, una situazione chiaramente importante, un'azione forte in quel momento. Si è preferito andare avanti anche col direttore sportivo proprio per verificare e capire un attimo che cosa potesse accadere, diciamo, da quel momento in poi, anche per salvaguardare il più possibile certi equilibri. A incidere in negativo c'è una classifica che vede la Fidelis oggi penultima a 9 punti più uno sul fanalino di coda a Vibonese, che ha però giocato una gara in meno. L'album dei rimpianti è ricco di tappe da cancellare. Non credo di esagerare se vi dicessi che sia Taranto che Latina sono due partite che noi, che non hanno vinto il Taranto, non hanno vinto il Latina, che abbiamo perso noi, cioè le abbiamo regalate noi. Se penso agli errori che sono stati commessi a Taranto, sia nella parte offensiva, ma anche nella parte difensiva, i gol presi a Taranto sono due errori madornali. Allestita in fretta in estate, corretta a stagione iniziata, vedi le voci Alcibiade Zampano, la Fidelis sembra destinata a essere modificata ancora in corso d'opera, lo ammette lo stesso Roselli. Io ritengo che la squadra, che i calciatori che costituiscono la rosa dell'Andria, non siano calciatori che all'improvviso sono diventati, diciamo, non compatibili con un torneo di Lega Pro. Sicuramente ci sono dei problemi, sicuramente ci sono e la società sta lì, non starà a guardare soltanto. Per adesso siamo intervenuti dove potevamo intervenire. Sul campo, alla prossima curva, c'è il Foggia, avversario mercoledì sera in Coppa Italia di Serie C allo Zaccaria, con vista sulla sfida di domenica in campionato contro il Palermo al degli Ulivi. Sul tavolo c'è invece il casting del direttore sportivo Mariano Fernandez e Pasquale Lo Giudice, sono due dei nomi in corso di valutazione. Diversi si sono già candidati. Dobbiamo fare le cose con calma e con razionalità. Poi incontrerò la squadra, perché dovremo ovviamente parlarci, guardarci negli occhi, tutti quanti, nessuno escluso. Dopodiché avrò un incontro con Ciro, Ginestra, e dopodiché faremo le nostre valutazioni. Al netto del profilo scelto ci sono due certezze. La prima è che la Fidelis deve urgentemente riprendere a far punti. La seconda è che Non si può sbagliare, per cui prenderemo tutto il tempo che ci serve per trovare il profilo più giusto che possa in qualche modo darci una mano.